Per uscire dalla nebbia del vecchio modo di far politica, 11 deputati di diversi schieramenti e un centinaio di giovani professionisti si sono incontrati al convegno Montiamoci la testa, organizzato dall'onorevole Sandro Gozzi presso il centro residenziale universitario di Bertinoro. Innanzitutto si è avviato un processo, Montiamoci la testa vuole essere un processo che parte a Bertinoro e continua per dare seguito ad alcune delle proposte concrete. Ce ne sono state varie, innanzitutto a livello parlamentare prenderemo un'iniziativa comune con una mozione per attuare il prima possibile la direttiva europea sul congedo parentale, per rendere obbligatorio per almeno 2 settimane, pagato al 100%, la necessità anche per il padre di rimanere a casa quando si ha un figlio. Un piccolo esempio di come bisogna ridare in Italia valore alla famiglia e un nuovo rapporto tra famiglia e lavoro. Presenteremo una proposta per abbassare l'elettorato attivo, cioè per dare la possibilità a tutti a 18 anni di scegliere deputati ma anche senatori. Faremo anche delle iniziative più specifiche per ad esempio aprire i processi decisionali a livello locale, cioè proporre un nuovo sistema di dialogo tra amministrazione e cittadini quando bisogna creare una opera infrastrutturale, in maniera molto chiara indicare costi e benefici ai cittadini e prevedere anche le compensazioni ambientali o sociali che vanno date. Per ridare credibilità alla politica e più senso alla democrazia, un utilizzo più trasparente e più credibile dei dati statistici monitorati da un osservatorio indipendente, chiedendo a tutti i politici l'impegno di farsi monitorare e quindi un invito a utilizzare in maniera più trasparente e più comprensibile per i cittadini i dati. Queste sono solo alcune delle proposte su cui ci siamo impegnati a continuare a lavorare insieme in Parlamento e nella società, stando in rete e con la volontà di espanderla questa rete, perché per montarsi la testa, cioè rimettersi la testa sulle spalle e continuare a ragionare, bisogna essere in molti. Più siamo e meglio è.